Buongiorno a tutti, benvenuti su investire.biz e ben ritrovati come di consueto alla rubrica Caffè Mercato. Un saluto come sempre da Riccardo Zago. Oggi aggiorniamo tutte le nostre operazioni. Devo dire che è stata una settimana molto operativa. Abbiamo fatto diversi trade, siamo ancora in posizione su alcuni strumenti e non andrò a chiudere le settimane, scusate, non andrò a chiudere le posizioni anche se si avvicina il weekend. Per i motivi che adesso andiamo subito a elencare. Prima però andiamo sul sito investire.biz. Vi ricordo che manca pochissimo al corso di Luca Investire in Borsa 2021. Il corso, come potete vedere, è ancora al 50% di sconto e lo pagate solamente 99 euro. Quindi compratelo adesso, non ci sono ancora molti posti e lo pagate molto poco. Ora andiamo subito sulla piattaforma del broker Kimura Trading per vedere quali sono quindi questi aggiornamenti. Ovviamente, dove partiamo? Beh, partiamo chiaramente da euro-dollaro. Ieri, 2 giorni fa, abbiamo detto che abbiamo incrementato le posizioni a 1,20 e 35, quindi andiamo a tracciare il livello 1,20 e 35 è qui, e poi l'altra posizione ce l'abbiamo da 1,1970, 1,1980. Quindi stiamo costruendo la nostra posizione rialzista su euro-dollaro nel medio termine. Attenzione però perché oggi abbiamo raggiunto una soglia molto importante a mio avviso su euro-dollaro, occhio a livello quindi di 1,2150 che in precedenza ha funzionato molto bene da resistenza. Secondo me questa resistenza verrà rotta al rialzo e andremo a puntare in primis in area 1,2180 dove troviamo un altro massimo del trend precedente ribassista a mio avviso importante, però poi il target, uno dei target è in area 1,23 dove valuteremo se portare a casa parte della posizione o comunque diminuire il rischio. Il target finale ricordiamolo è 1,25, quindi è una posizione che potrebbe durare anche settimane, anzi probabilmente durerà settimane. Un altro dato importante è il seguente: abbiamo l'84% dei trader che è posizionato al ribasso su questo strumento, quindi io mi aspetto anche quest'oggi una rottura di questa resistenza. È chiaro che non ha senso comprare adesso perché siamo a ridosso di una resistenza, bisognava comprare quando lo abbiamo detto all'interno del gruppo Traders Club e quindi a 1,20,35 e a 1,19,80. Bene, quindi la rottura del livello di 1,2150 cosa porterebbe? Confermerebbe che cosa? Beh, confermerebbe quindi il nuovo trend rialzista partito dai minimi. Bene, dopo aver visto euro-dollaro, dobbiamo andare a vedere anche Euro-AUD. Abbiamo aperto una posizione da 1,56 livello short, livello indicatoci anche dal nostro range indicator che continua a darci grandissime soddisfazioni. Abbiamo raggiunto i minimi precedenti, quindi abbiamo spostato lo stop loss. Questo è l'aggiornamento: abbiamo spostato lo stop loss in pareggio. Puntiamo a 1,5350/1,54. Sono questi i nostri target ribassisti sul cross valutario euro contro dollaro australiano, che insomma continua a essere all'interno del trend ribassiste. Di conseguenza, su ogni ritracciamento, no, su ogni rimbalzo, noi andiamo a vendere esattamente come avevamo fatto qui in area 1,58 e 50. Bene, continuiamo perché dobbiamo andare a vedere CHF yen. CHF yen, un attimo che tolgo le posizioni che abbiamo aperto. CHF yen sta testando questa zona supportiva in precedenza, come abbiamo già visto ieri, fungeva da resistenza e ci sta tutto prendersi un rischio qui, quindi sono long da questa zona 117,50 118 e abbiamo un altro ordine più in basso in area 117,50. Andiamo avanti perché dobbiamo vedere anche USD yen. Siamo ben bilanciati con le nostre posizioni, quindi se da una parte stiamo vendendo dollari americani, da questa parte li stiamo comprando con USD yen, che per il momento si trova all'interno di un trend rialzista. Stiamo soffrendo leggermente perché siamo in perdita di una ventina di punti, però insomma non ci interessa particolarmente. Siamo esattamente sul secondo supporto, quindi manteniamo le posizioni. Attenzione però perché una rottura al ribasso, come abbiamo visto anche ieri, di questo livello 105,18 potrebbe compromettere il trend rialzista. Infatti il nostro stop è in area 105 qui, quindi po poco più in basso.
Indici azionari, siamo long sul DAX, come vedete il range indicator anche qui ha funzionato molto bene, 13.900-13.890 è il supporto più importante, quindi ottimo. E ieri è sceso S&P 500, ma come vedete ha già recuperato, questi sono i supporti che stiamo tenendo d'occhio, S&P 500 Future 3.875, scusate, 3.900. Non vado ad aprire nuove posizioni perché come detto siamo già long sul DAX, puntiamo come minimo ai massimi precedenti in area 14.150 punti. Ragazzi, direi che per oggi abbiamo concluso. Vi aspetto nel gruppo Traders Club dove aggiorniamo tutte quante le operazioni. Ricordo che il Traders Club diventa gratuito per sempre per i clienti che aprono un conto con Kimura Trading con almeno 10.000 euro. Bene, buona giornata, buon trading a tutti, ma soprattutto un buon weekend.